Il sistema non vuole che comprendiamo la vera natura dell'io. Ho scritto a lungo su come il sistema ti manipola dalla nascita fino alla morte e ti mettono alla prova per vedere se hai accettato quel livello di realtà con gli esami e poi con i media martellando la stessa visione della realtà e allo stesso modo la scienza mainstream e la medicina mainstream. Noi siamo coscienza e la coscienza è eterna, è indistruttibile, continua per sempre. Ho preso qualcosa chiamato ayahuasca, lo prendi e poi ci vuole circa un'ora per fare effetto. E quello che succede è che quando chiudi gli occhi sei in un'altra dimensione, ma quando apri gli occhi sei di nuovo in questa. E quello che è successo in quelle 5 ore è che questa voce femminile ha iniziato a spiegare la natura della realtà fisica. E come sia tutta un'illusione fisica, oleografica, illusoria, e come sia fondamentalmente solo un'esperienza. E noi siamo coscienza, e la coscienza è eterna, è indistruttibile, continua per sempre. E sono tornato in Gran Bretagna e ho iniziato a fare ricerche sulla scienza tradizionale e sulla fisica quantistica. Ho scoperto che la scienza ha capito quello che mi aveva detto questa voce. Bene, per me è cambiato tutto perché, sai, la maggior parte delle persone, e il sistema lo fa apposta, ho scritto a lungo su come il sistema ti manipola dalla nascita fino alla morte. Da quando nasci fino a quando muori, la vita umana è un download di un programma di percezione. E il sistema educativo sta semplicemente scaricando sulla popolazione giovane una percezione della realtà. E ti mettono alla prova per vedere se hai accettato quel livello di realtà con gli esami e poi con i media martellando la stessa visione della realtà. E allo stesso modo la scienza mainstream e la medicina mainstream. E inizi a renderti conto che il sistema non vuole che comprendiamo la vera natura dell'io. Perché parlo per esperienza personale, una volta che conosci la vera natura dell'io, dimentica il corpo, dimentica la forma, io sono in uno stato di consapevolezza e posso scegliere di essere così consapevole, sono solo un piccolo me, non ho potere, oppure possiamo scegliere di essere consapevoli quanto vogliamo. E ciò che il sistema vuole che facciamo è identificarci con il corpo e vuole che identifichiamo l'io con il nome, la mia razza, la mia sessualità. Sono etichette e le etichette con cui le persone si identificano non sono ciò che siamo, sono ciò che stiamo sperimentando e ciò che sta sperimentando quelle vite, quelle situazioni, quelle etichette è la vera conoscenza dell'io. E a proposito, le etichette stanno venendo suddivise. Voglio dire, quanto durerà quella dannata lista di lettere? Va avanti per sempre. Quando ti identifichi con le tue etichette, anziché vederle come la tua esperienza, il tuo senso di sé e le possibilità si contraggono a quelle etichette. Ma quando ti identifichi con la coscienza che sta vivendo l'esperienza, la coscienza che si muove verso ciò che chiamiamo morte, allora il tuo senso di sé, il tuo senso di potere, il tuo senso di potenziale esplode. E in questo modo la vita diventa un'avventura e ti rilassi di più perché sai che è solo un'esperienza temporanea sulla strada dell'eternità. Immagina il wifi e un computer. C'è un campo wifi che sono informazioni in un campo di radiazioni. Il computer decodifica informazioni in quel campo e a seconda di come è codificato e dove lo porta il mouse si proietta in questa parte del campo o da quella parte del campo o da quell'altra ancora e a seconda di cosa proietta lo decodifica sullo schermo. Ma solamente sullo schermo. Questo è l'unico posto in cui internet esiste in quella forma, in qualsiasi altro punto è solo wifi, cioè un campo di radiazione. E il corpo umano ha lo stesso principio. Abbiamo quello che io chiamo wifi cosmico.
Un modo più tecnico per descriverlo è il campo quantistico di possibilità e probabilità. Questo è un computer biologico e questo campo Wi-Fi sono informazioni in forma di onde. Ora, guarda come funzionano i cinque sensi. I cinque sensi prendono informazioni sulla forma d'onda, le trasformano in informazioni elettriche, le comunicano al cervello e le decodifica in informazioni digitali olografiche. E quell'informazione digitale olografica è questo mondo che sperimentiamo fuori di noi, ma non è fuori, è qua dentro. Proprio come internet è all'interno del computer, ma noi lo osserviamo solo sullo schermo. Quello che fai quando sei su un computer è prendere decisioni attraverso le tue percezioni, di dove vuoi andare su internet. Quindi i tuoi movimenti sono dettati da ciò che vedi sullo schermo. La tua percezione funziona esattamente allo stesso modo. Tutto ciò che pensiamo, ogni pensiero, ogni stato emotivo, viene trasmesso come frequenza. Tutto è una frequenza, l'odio ha una certa frequenza, l'amore è una frequenza molto diversa, la depressione è una frequenza. Le persone, quando sono in stati di depressione e ansia, che cosa dicono? Oh, mi sento così pesante oggi, come mai? Perché quelle frequenze sono molto basse e molto lente e il loro campo energetico inizia a vibrare molto lentamente ed entra in uno stato molto più denso. E lo sentiamo come una sensazione pesante. E poi un giorno ci svegliamo e siamo pieni di gioia. E cosa dice la gente? Oh, mi sento così leggero oggi. Sì, perché le emozioni positive e i pensieri d'amore, di gioia, sono tutte frequenze molto veloci. E quindi ti senti leggero, ti senti letteralmente leggero. Quindi le nostre percezioni, sia che crediamo di essere un piccolo sé o un infinito sé, sono bande di frequenza. E sono molto diverse. Perciò, se sei in una percezione del sono un piccolo me, non ho alcun potere, allora stai trasmettendo e operando su una banda di frequenza e percezione molto bassa. E questo sta interagendo con il Wi-Fi cosmico. Sei dentro il campo quantistico di possibilità e probabilità all'interno di quella banda. E in questo modo creerai un ciclo di feedback in cui sperimenterai le tue percezioni. La percezione del piccolo me diventa una vita in cui sei piccolo. Quando ti identifichi con quelle etichette limitanti, stai cercando una profezia che si autoavvera attraverso questo ciclo di feedback, dove le tue percezioni interagiscono con le possibilità e creano un'esperienza delle tue percezioni. Ma quando esci e ti autoidentifichi come l'io, come la coscienza che sta vivendo l'esperienza, ecco, il fatto stesso, solo il fatto stesso che hai ampliato la tua identità personale, allora quella stessa espansione dell'identità del sé crea un'espansione della coscienza e ora sta interagendo con il campo quantistico di possibilità e probabilità, Wi-Fi cosmico come lo chiamo io, in un modo molto più estensivo e su una frequenza molto più alta. Ciò significa che sei in grado di attingere a una scala di possibilità e probabilità molto più ampia e la tua vita inizia a cambiare. E lo so dalla mia stessa vita, lo so perché ho parlato con altre persone che hanno attraversato questo processo e sai, non è stare seduti a gambe incrociate su una montagna. Devi semplicemente dire, non sono le mie etichette, io sono la coscienza che le sta sperimentando, l'infinita consapevolezza. Quelle sono le mie esperienze, non sono io. E magari incontrerai qualcuno in cui diresti, quali sono le possibilità statistiche di questo? E la vita diventa un'avventura perché ti iniziano ad accadere cose incredibili. Ti rendi conto che in realtà stiamo pescando le nostre esperienze dall'internet cosmico attraverso le nostre percezioni e ci rendiamo conto che invece di dover lottare per loro, le attiriamo e basta. Il corpo decodifica questa realtà e ci permette anche di interagire con altre realtà. Il DNA, per esempio, è un trasmettitore ricevente, è un'antenna. Questo è ben noto ora, l'avanguardia della scienza. Giusto per darvi un'idea di quanto sia illusorio questo mondo, secondo la scienza tradizionale, lo spettro elettromagnetico è lo 0,005% di ciò che esiste nell'universo. E la luce visibile, che è l'unica banda di frequenza che possiamo vedere,
È solo una macchia dello 0,05%. Siamo praticamente ciechi. Tutto ciò che sta al di là non possiamo vederlo. Non perché non ci sia, ma perché siamo sintonizzati su un certo canale, come un canale televisivo. E non possiamo vedere oltre.